Come trasformare delle vaschette di alluminio banali in un albero di Natale senza eguali. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un progetto di riciclo mega fantastico. Trasformeremo delle usatissime e banalissime vaschette di alluminio per creare un albero di Natale bellissimo, cesellato, di un metallo pregiato, all'occhio un qualcosa di davvero davvero costoso. Potreste anche venderlo sugli 80-100 euro. Io userò delle vaschette di alluminio nuove per rispetto nei confronti di chi mi guarda, ma voi non fatelo, prendete delle vecchie vaschette, anche ammaccate, anche rovinate, lavatele, detergetele, sgrassatele, dopodiché tagliate la parte che vi serve e utilizzatela per fare con me questo spettacolare progetto. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere l'albero di Natale spettacolare come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro alberello di Natale in alluminio. Ci occorreranno un 5-6 vaschette di alluminio, non so quantificarle, dipende dall'altezza del vostro albero e vi lascio assolutamente liberi in questo. Io ne ho 7 e con queste mi arrangerò. Un paio di forbici, un righello, pistola per colacaldo con relativa stecca, un bulino che è questo chiodino che finisce con una pallina che potete sostituire anche con una penna come questa, tipo Bic scarica, che sia appunto priva di inchiostro, un pezzettino di cartoncino e una base morbida per flettere e pressare il nostro alluminio. E fin qui abbiamo parlato del materiale per fare l'alberello. Adesso parliamo di come io lo decorerò. Io userò un colore acrilico dorato, dei pigmenti. Ho qui un pigmento bruno, un terra ombra naturale, un pigmento verde. Ma voi al posto dei pigmenti potete usare sempre acrilici o tempere di colore verde. E poi io, per sigillare il tutto, userò una gomma lacca decerata. Voi potete usare una qualunque vernice spray o potete tagliare la testa al toro e spruzzare il vostro alberello con delle bombolette spray dei colori che più desiderate. Come prima cosa disegniamo la sagoma di una foglia. Voilà, io ne disegno mezza, piego e la taglio in doppio. Voilà, e ho la mia prima fogliolina. Adesso prendo una vaschetta ed elimino il bordo. Preso il fondo della mia vaschetta, comincio a lisciare la superficie. Come faccio? Prendo la parte larga delle mie forbici e, poggiandola su un tappetino morbido, questo, inizio a passare così le forbici e tolgo le pressature di fabbrica. A questo punto, con un compasso, mi pongo sull'angolo e voilà, punto. Fatto questo triangolo, lo ritaglio. Quindi lo chiudo, però l'ultimo mezzo centimetro lo presso per creare una piega. Ora vi faccio vedere. Ok, presso, così, piego e piano piano faccio compiere il giro creando appunto il mio cono. Nella parte superiore elimino obliquamente qua una fascetta per fare chiudere bene l'alberello, quindi sovrappongo questo margine su quest'altro e lo chiudo con della colla a caldo. Senza bruciarci, vi ricordo che il metallo è un conduttore, quindi diventerà caldo.
Ok, fatto il cono, mettiamolo da parte. Adesso con l'alluminio dobbiamo fare le foglie. Io ve ne faccio vedere una, ma voi dovete farne tantissime. Quindi procedete piano piano a seconda di quanto il vostro albero sarà grande. Io ne farò, per intenderci, una cinquantina come minimo. Cosa faccio? Con la sagoma che avevo preparato prima do l'orma al mio alluminio, quindi lo ritaglio. Prendiamo il righello e tracciamo una linea che vada dall'angolo superiore all'angolo inferiore della foglia. Anche se non è centralissimo, non vi preoccupate, la riga spesso si sposta. E poi, partendo da una parte, facciamo tante righine oblique col bulino o con la penna, così, una accanto all'altra. Dopo aver finito di tratteggiare tutte le righe, calcate col bulino la parte centrale per piegare maggiormente la foglia. E poi, distanziandoli un po' di più, fate delle righe più profonde e diversamente storte dalle precedenti. Cioè, calcate maggiormente e rigate ulteriormente la foglia. Questo piegherà l'alluminio, vedete, la cartoccerà ancora di più. Quindi piegate al centro e quello che avrete sarà questa bellissima foglia cesellata in alluminio. Bene, ora passatevi un po' il tempo e fatene un bel po', ma proprio un bel po', e ci rivediamo alla fine. A questo punto, dopo aver fatto una valanga di foglioline, dobbiamo assemblarle sul nostro conetto. Alcune andranno intere, alcune andranno tagliate. Allora, alcune le taglierò un po' più in basso della metà, a 2 cm circa. E cosa farò? Le porrò qui con una fuoriuscita della punta di 1 cm scarso. Questa parte del lavoro non la farò con la colla a caldo, ma la farò con l'attaccatutto e attacco così la fogliolina. Attacco le foglie una accanto all'altra. Adesso prendiamo le foglie che abbiamo tagliato per fare il primo giro e adagiamole sul secondo giro e lasciamole cadere sino alla stessa altezza del primo giro. Prendiamo la nostra colla, mettiamola su tutto il giro albero di nuovo e piano piano facciamo sì che le foglie superiori si attacchino. Immesso il secondo giro di foglie, che deve essere quindi combaciante col primo, nel senso che le foglie messe per dritto devono arrivare allo stesso punto, inizia un giro di foglie diverso che si staglia tra le une e le altre, ma che via via rimane più su. Quindi taglio le foglie anche qui a metà, vi faccio vedere, piego leggermente la foglia ma la aggancio leggermente più alta e la faccio, vedete, arrivare più o meno qui, in modo che il nostro alberello salga in altezza via via nella sfrangiatura. Quindi anche qui giro di colla su tutto, faccio asciugare un attimo e continuo a costruire
il quarto giro lo metterò in mezzo tra i due, un po' più in alto, quindi più o meno così. Siate abbondanti con la colla, non lesinate, e ponete il giro in mezzo al precedente, ma un po' più in alto. Bene, e continuo così per tutta l'altezza dell'alberello. Arrivati quasi all'apice, dobbiamo fare in modo di sistemare la punta. Naturalmente non possiamo mettere le puntine spezzate. E allora cosa dobbiamo fare? Prendiamo le nostre foglie e con le forbici rendiamole semplicemente più piccole. Proprio rimpiccioliamole. Così, in modo che coprano la parte che devono coprire e che arrivino così all'apice dell'alberello, in questo modo, ok? Quindi facciamo queste foglioline di questa dimensione. Rimpicciolite le foglioline, adagerò la colla proprio sul retro di esse e farò aderire direttamente poggiandola sul corpo dell'alberello, così. Voilà, finito. Aspettiamo che si asciughi perfettamente per passare allo step successivo. Adesso con un acrilico dorato che userò assolutamente a secco, quindi senza aggiunta di acqua, passo su tutto il mio alberello, così senza fermarmi troppo su un punto e lasciando l'acrilico molto molto trasparente, cioè io voglio che si continui a vedere l'alluminio sotto e anche qualche parte argentata, motivo per cui non ho dipinto le foglie una per una. Faccio asciugare un attimo e sporco leggermente con un pigmento, semplicemente così, passando un po' di pigmento, sporco le foglioline, quella per dare proprio quell'idea di cimelio ritrovato nel baule della nonna. E adesso, per far stare tutto lì dove l'ho messo, voi verniciatelo molto semplicemente. Io do una colatura di gomma lacca. Chi penserà mai che era semplicemente il vassoio della lasagna della zia? Bene, sfido chiunque a pensarlo. Ora vi faccio le foto per farvelo apparire così e com'è, perché ho paura che in videocamera non renda bene. Ci vediamo dopo le foto. Ciao! Thank you.
Visto che bello il nostro albero, tutto cesellato, a questo proposito vi dico, insistete molto sulla modellatura delle foglie, poi decidete voi come farle. Una volta montato, non prima, non le foglie ad uno, potrete patinarlo, potrete verniciarlo di dorato, potrete verniciarlo di bianco se avete una casa in stile nordico e sarà bellissimo, oppure potrete farlo verdone se avete una casa country, quindi adattate il progetto al vostro arredamento, ma partite sempre dalla vaschetta d'alluminio che performa in maniera spettacolare e che renderà angoli di casa vostra veramente lussuosi e rifiniti, molto ben decorati. Se questo progetto vi è piaciuto, mi raccomando, riciclatemi un bel pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, regalate Arte per Te ai vostri amici parlandogliene, perché anche un canale YouTube, se è un canale YouTube che merita, può essere regalato come un arricchimento personale. E io spero che Arte per Te sia questo per tutti voi, e soprattutto venitemi a trovare anche sugli altri miei social, Facebook, pennello bianco su fondo rosso, mi raccomando, scartate le imitazioni, e Instagram, lì vi aspetto con un mondo di foto in questo periodo dedicate anche ai progetti di Natale. Bene, non mi rimane che salutarvi, ma darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta e buona preparazione al Natale, ciao!